Buongiorno al canale, bentornati a tutti. Oggi vi mostrerò un test di un coltello che sto facendo già da qualche tempo, un coltello da carving fatto in diversi tipi di acciai. Questo che andrete a vedere oggi è questo coltello qua, eccolo qua, piccoletto, abbastanza compatto, manico in ulivo, spaziatore rosso, bolster in micarta aiuta fatta da me, e in questo caso lama in ABL. Ho scelto un inox anche perché mi era stato detto già da altri bushcrafter che, essendo un neck knife, preferiscono averlo in inox per evitare che il sudore in estate entri nel fodero e crei tantissima ruggine alla lama. Comunque, questo è il fodero, questo è il coltello, andiamo a testarlo un attimo. Allora ragazzi, appena finito di fare un mini coltello in legno, di abete, perdonate le mie doti di carving, non so eccelse, però niente, mi sono divertito a fare questo piccolo coltellino da bushcraft in abete polacco. Niente, a me è sembrato un buon coltello, lavora bene, taglia bene, il filo della EBL ha tenuto discretamente bene, un attimo che dà fuoco l'inquadratura, taglia comunque bene, per me sembra fa ancora i peli in maniera molto tranquilla. L'abete non è un abete, era un ramo caduto a terra, insomma forse non è un ramo così tanto stagionato, ma non è neanche così pieno, insomma, di umidità, legno che sta qua da un po'. E comunque il coltello si impugna bene, il manico soprattutto veramente non dà alcun tipo di stress alla mano, sembra quasi di non averlo. E ultimamente ho fatto una prova per un coltellino per un amico, con un coltello da carving con spessore da 4,5. Devo dire che testando questo e l'altro, lo spessore da 4,5 dà dei notevoli vantaggi, soprattutto sull'appoggio del pollice si sente molto meno lo stress. Però test direi veramente positivo. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, seguitemi su Facebook, Instagram, e per qualsiasi cosa, come al solito, contattatemi in privato. Ciao a tutti.